Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo a San Gabriele della Dolorata. Sono qui nel piazzale, ci dovrebbe essere un raduno di alpini perché non si passa in nessun posto. Tra l'altro c'è la porchetta, famosissima là, c'è chi suona l'organetto e quindi oggi è festa. E ci sono anche dei camper, vedete? Tutti i camper qui. Allora oggi è la terza domenica del tempo di Quaresima e adesso facciamo una breve riflessione. Bene, ciao. E nel frattempo mi vado anche a confessare. Allora, sono stato a messa, mi sono confessato, mi sento molto ma molto meglio. Il Signore ha elargito la sua misericordia. Siamo qui al Gran Sasso, vedete? Questo è il santuario. E allora volevo fare una piccola riflessione, visto che oggi è la terza domenica, no? Del tempo di Quaresima, e le letture di questa terza domenica del tempo di Quaresima ci spingono sempre di più a fare un passo verso la nostra santificazione. Dai, facciamo una piccola riflessione. Allora, ho letto la prima lettura, no? C'è un po' il decalogo che viene espresso nella parola, addirittura, anzi, mi viene in mente una canzone che fa così. Parole, 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 parole. Che canterino? No, questo per dire che le parole ne sono tante, ma la parola di Dio noi la ascoltiamo mai, la leggiamo mai, la meditiamo mai, la preghiamo mai? Perché se di parole ce ne sono tante, sono parole di uomini, come ho detto in un'omelia, la parola di Dio è il libretto di istruzioni per la nostra vita, per la nostra esistenza. Quindi davvero dobbiamo prenderla come una lettera d'amore per noi, cioè di uno che ci ama e ci vuole dire qualcosa. Quindi non la snobbiamo proprio, eh? E tutti quei no che sono nel decalogo non sono no perché Dio è cattivo, non fare questo, non fare quell'altro, non fare quell'altro ancora, ma sono dei no, è come un papà o una mamma che quando il bambino mette le dita nella corrente no, fermo, perché conosce i pericoli. Noi a volte confondiamo il bene per il male, e quindi o il male per il bene, ci confondiamo e non sappiamo quello che facciamo e facciamo un sacco di stupidaggini nella nostra esistenza, perché siamo ancora piccoli, perché siamo trascinati dalle nostre passioni, dalla nostra testa, da quello che ci piace fare, che non sempre quello che ci piace fare è buono per la nostra anima, e quindi facciamo certe botte che Dio solo lo sa e la Madonna le vede, come si dice, no? E quindi ecco. Quindi già da due volte dico che bisogna tornare all'ascolto della parola e lo dico anche quest'oggi. Gesù oggi nel Vangelo fa una cosa un po' fuori dagli schemi, dai suoi schemi o dai nostri schemi, perché noi siamo abituati a vedere Gesù come uno dolce, uno tenero, uno con le parole sdolcinate. Mentre invece oggi Gesù prende una cordicella e comincia a frustare, ma gliele dà di santa ragione, tutti i mercanti che sono nel Tempio. Praticamente il Tempio era formato così, c'era una piazza prima di entrare nel Tempio, dentro il Tempio, dove si vendevano le colombe, le tortorelle, insomma gli animali per fare i sacrifici. E allora poi c'erano i cambiamonete, no? Allora Gesù dice: non fate del tempio del Padre mio un tempio, un mercato, non fate un mercato. A volte anche noi facciamo della nostra chiesa un mercato, ma soprattutto del tempio nostro, che è il tempio del nostro corpo, facciamo un mercato, cioè ci svendiamo proprio, come se non abbiamo consapevolezza che il nostro corpo contiene dentro di sé lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, l'immagine di Dio, e quindi lo svendiamo a tutto e ci facciamo un male, ma un male perché non rispecchia pienamente quell'immagine che Dio ha messo dentro di noi. Quindi dobbiamo tornare alla consapevolezza del dono grande che il Signore ci ha fatto dello Spirito Santo, del nostro corpo, e quindi se questo nostro spirito, questo nostro corpo non rispecchia, o lo spirito, la nostra vita non rispecchia quello che è l'immagine di Dio, noi viviamo una vita da infelici, una vita, ma penso che sia l'inferno qui in terra quando uno è lontano da Dio. Quindi questo è quello che mi viene oggi da condividere con voi, che prima di tutto la predica io la faccio a me, il pensiero lo rivolgo a me, e quindi mi dico che anch'io devo seguire questa strada, anche se sono sacerdote non è che sono santo, neanche i santi erano
privi di peccato, quindi siamo tutti in cammino, tutti in pellegrinaggio, vedete i pullman qui dei pellegrini? Siamo tutti in pellegrinaggio verso il cielo e speriamo che Dio ci aiuti, sicuramente ci aiuta, ma noi lasciamoci aiutare. Quindi guardate che bello il Gran Sasso, vi lascio con questa immagine stupenda che non vedo niente qui al cellulare, spero di inquadrarlo. E che Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anzi vi do la benedizione in diretta. Eccoci, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace, ragazzi, buona domenica, buona terza domenica di Quaresima. Ciao!